genere non avrebbe potuto permettergli. Noi siamo qua per denunciare questo osceno attacco alla cultura, un attacco che viene da tutti i fronti, da fronti regionali e da fronti ministeriali. L'assessore Elena Maccanti della regione Piemonte ha detto che le borse di studio, quindi sottolineo il diritto allo studio, non sono una priorità della giunta regionale. In tutto ciò, noi siamo qua per rivendicare ancora una volta un nostro diritto, ripetendo che non è un diritto, cioè non è un privilegio, ma è un diritto. Continuano a farlo passare come privilegio, non è così. Noi siamo qua per studiare, noi siamo qua per portare cultura, una cultura di cui beneficerà il paese, un paese a cui stanno togliendo il futuro. Noi siamo qua, ci presentiamo, signori, noi siamo il futuro. Abbiamo intenzione di continuare a esserlo e faremo di tutto, con tutti i nostri mezzi a disposizione, perché la cultura continui a sopravvivere in questa nazione che sta vedendo le sue fondamenta sbriciolarsi inesorabilmente. Noi siamo qua, in tutta la città, una città forte della sua cultura, per far vedere cos'è davvero la cultura. La cultura non sono manifestazioni fatte con fondi statali, la cultura è fatta da studenti che nella loro vita continueranno a dare le loro risorse, le loro competenze, i loro talenti per riuscire a creare un futuro che in altro modo non sarà possibile vedere. Siamo gli studenti borsisti Edisu e ripeto, questa battaglia non è la nostra battaglia, ma è la battaglia di ogni cittadino onesto che crede che le cose si possano cambiare davvero, partendo davvero da dove ci sono le possibilità. Non funziona l'altoparlante, non ti sento, tu non lo sento io, grazie. Allora, se mi senti, c'è una manifestazione dei ragazzi dell'università e siamo bloccati, proprio a tratti si cammina.